La principessa Peach è stata rapita, quindi tutto secondo i piani, ma adesso è arrivato il momento di andarla a recuperare sperando stia bene e che abbia fatto un buon lavoro. Bentornate mie ombre su Mare Luigi Fraternauti alla carica, vi faccio subito vedere la carta nautica. Ok, ho esplorato tutto quello che c'era da esplorare fino a questo momento, rimane soltanto questa zona qua sulla sinistra, per cui prima o poi immagino che andremo anche lì. Per quanto riguarda invece novità, poche, se non questo scoglio qua in basso, perché poi questa l'avevamo già sbloccata l'altra volta, idem ovviamente per l'isola, ben si sta. Per cui entriamo nel cannonscoppio, che ne dite? Certo che entriamo. E boom, si va. Yuhu! Ho fatto un paio di acquisti, due accessori per la verità, che aumentano del 50% il danno del contrattacco. Il danno del contrattacco o dell'attacco preventivo, quello prima di entrare in combattimento. Oddio, adesso ho un lapsus. Ci guardiamo immediatamente perché non me lo ricordo. Ne ho presi due sperando che si sommino, perché uno l'ho messo a Mario e l'altro a Luigi. Eccoci comunque sull'isola. Chi è? Peach. Mario, Luigi, mi sentite? Perfetto, ecco cosa scoperto. Sono dentro, edificio più grande sull'isola. Con me altri prigionieri, rapiti. Arrivano i Rapax. Fate presto, Mario, Luigi. Ok, è in pericolo. Aspetta. Un grosso edificio. Forse ho capito di quale parla. Sagace. Andiamo. Sembra, sì, decisamente grande l'edificio. Allora, controlliamo subito velocemente, altrimenti me ne dimentico. Bracciale preventivo. Aumenta del 50% i danni causati dagli attacchi preventivi. Ok, attacchi preventivi, quindi non contrattacchi. Ecco, dicevo, spero che si sommino. Quindi 100% di danno in più con gli attacchi preventivi. Speriamo, perché in quel caso non sarebbe affatto male. Allora, qui non c'è niente, nessun blocco invisibile, nulla di nulla. Mi sembra strano, ma procediamo, ok. La scorsa volta alla fine pensavo di non avere abbastanza materiale per farci un episodio, cioè intendo soltanto missioni secondarie, ho detto durerà poco. Accidenti, se non facevo dei bei tagli, cosa che in genere non faccio, 56-57 minuti veniva fuori, quindi giusto per farvi, ok, rendere conto. Vogliamo darvi una mano a trovare la principessa Peach? Rovisteremo questo posto da cima a fondo. La principessa è qui da qualche parte. Tutti in marcia! Sì! Ma già sappia, cioè, grande edificio. Ehi, il capo sono io, gli ordini li do io. Basta che non si mettano nei guai, perché insomma. Ok, e qui intanto salvo. Benissimo. Very good. Allora, andiamo un po' a destra, andiamo un po' a sinistra. Bene. Ah, ok. Lì è la missione, perfetto. Quindi prima andremo a destra, ovviamente. A controllare. Allora, lì c'era un blocco. Ah, beh, ok, tutto collegato. E al momento non ci possiamo venire, ovviamente. Tic. Grazie. Ho usato pochissimo quello strumento, ma credo che possa essere utile. Forse da questo ingresso possiamo raggiungere i piani superiori. Siete pronti? È ora di dare una bella lezione a questi cattivoni. Prima fatemi dare un'occhiata di qua. Intanto perché questi li avevo già visti. Dove scappi? Ok. Sì, lo so che posso creare delle spine sinergiche, ma sto accumulando per quelli da 40. Lì sotto. Ah, c'è un tubo qui. Meraviglioso. No. Prima devi collegare l'isola. Ok, vabbè. Allora, entriamo. Vediamo cosa abbiamo da quest'altra parte. Oh. Luminelli intanto.
Ma c'è... Ah, c'è il negozio. Ah. Allora, un bel po' di monete le ho. Vediamo. Qualcosa di nuovo ci deve essere. Compra. Certo che c'è qualcosa di nuovo. Scarpe ben sista. Nessun effetto speciale. Le nostre danno più 30% danno inflitti a nemici volanti. Nel caso di Mario, ovviamente. Ok. Aumentano entrambi. Però Luigi perde un po' di velocità con queste. Insomma, non male. Vediamo. Martello smussato. Niente. Oh, questo qui no. Questo non ci serve. Ne abbiamo già di migliori. Strano. E tutta fratelli. Niente. Guanti difesa, Dora. Aumenta l'attacco in base al numero di monete che possiedi. 25.000. Ok. Questa cosa è decisamente OP. Se ci pensate, perché se uno accumula monete... andrà a fare poi un pozzo di danni, però... come vedete costa anche un pozzo di monete, quindi... al momento direi che è un no. Queste sì. Queste sì. Compriamo. Allora... aumenta del 30% i danni inflitti ai nemici volanti. Dipenderà un po' a chi ci troveremo di fronte. Aumenta la velocità ogni volta che sconfiggi un nemico. No, per il momento io... lo sapete. Sono più per le stat. Ormai questa cosa l'ho detta chiaro e tonda. Così. Vai. Bene. Sono sicurissimo che non li andrò poi più ad utilizzare, quindi facciamo così. A meno che quel calzino spaiato che finché non recupereremo l'altro calzino sembrerebbe non servire a nulla, però non si sa mai. Teniamolo lì. Ok. Spesa quotidiana. Fortunatamente avevo già un bel po' di spicciolame da parte, anche perché ho rivenduto tutte le cose vecchie poi, eh. Ah, naturalmente non escludo che questo episodio sarà diviso in parte 1 o parte 2, non lo so ancora. Non vedo nulla di sospetto. Siamo sicuri che la principessa sia davvero in questo edificio? Spoiler, voi saprete già se sarà diviso in parte 1 o parte 2 perché ci sarà scritto nel titolo. Niente, il collegamento è andato. Le frequenze sono disturbate? Forse le stanno bloccando. Ma come mai è ancora chiuso? Qui c'è gente che aspetta. Chi è? Mi dispiace, al momento l'accesso è vietato. Qual è il problema? È successo qualcosa ai piani superiori? Mi dispiace, non posso rispondere. E va bene, di sicuro non mi prendo il giorno libero, quindi cercherò un'alternativa. In che senso? Sento puzza di bruciato. Dividiamoci e cerchiamo qualche indizio. Siamo inetti, in azione! Ho già capito che questi inetti ci rallenteranno tantissimo, anche solamente per il punto di vista del dialogo, della lettura. Che ne dite? Molto probabile, eh? Allora, luminelli. Oh, belli grossi questi. Vai tu, Luigi, ma... sì, in questo caso è più efficace. Ok, ah, qui c'è il salvataggio. Ops, ho sbagliato. Vabbè, io risalvo. Non vedo perché no. E a questo punto iniziamo ad entrare in qualche porticina. Che ne dite? Ne abbiamo una di qua e una sopra. Ma prima mi verrebbe da andare in questa qua. Un enigma qui, eh. Immagino che abbiamo lo stesso obiettivo, andare di sopra, giusto? Ma non sarà così facile, bisogna prima risolvere il problema... Ah, perfetto. Quindi di là non ci si poteva andare adesso. Quei blocchi numerici fungono da chiave per aprire il cancello. Bisogna inserire la cifra corretta in ciascun blocco e poi colpire l'ultimo. C'è solo un problema, non so ancora quali sono i quattro numeri. Starò qui ad arrovellarmi finché non troverò una soluzione. Esatto, come facciamo a avere degli indizi? Ovviamente così sarà impossibile, ma voglio solamente vedere cosa succede. Niente. Allora, usciamo.
Non ci sono numeri qui, non lo so. Forse devo parlare con la gente? Potrebbe essere un'idea. Comunque proviamo ad andare di sopra. Sarà chiuso qui? Non è detto, in realtà, perché magari dal di sotto si passa da un'altra parte. Infatti. Alto là! Spiacente, ma quest'area è interdetta al pubblico. Da quella parte, prego. Addirittura. Bene. Ok, dobbiamo comprendere come avanzare. Dobbiamo trovare qualche indizio. Ehi, Mario, Luigi! Avete trovato indizi? C'era qualcosa di interessante da quella parte? Non lasciano passare nessuno? Abbiamo un piano. Ah, forse quella lì è tipo l'ultima stanza. Molto possibile. Che ne dite? Ma dove siamo? Voglio la mamma. Oh, poverini, mi siete persi. Signore, dove siamo? Voglio andare a casa. Su, su, non fate così. Ora vi accompagno all'ingresso. Signore, parliamo un po'. Non ho letto. Sì, molto. Non ho letto. Ma cosa state combinando? Niente, mi prudeva la schiena. Non tu, c'è qualcun altro lì dietro. Un momento. Signore, voglio la mia mamma. Aiutami, ti prego. Ah, sì, perdonami. Ora andiamo a cercarla. Chiaro. Let's go! Beh, quindi alla fine comunque passare prima di qua e poi tornare indietro era obbligatorio, perché altrimenti non partiva nulla. Bene. Chi va là? Ui. E qui non si passa. Che sembra tipo dei robot. Facciamogli vedere chi comanda, eh. Allora. Sorpresina di ferro. Lo so. Contrattacco facilitato, finito. Terminato. Ah beh, però aspetta. Ne attiviamo subito un altro, vai. O stordente oppure l'esplosione. L'esplosione abbiamo detto che va in combo con quello lì. In teoria dovrebbe colpire entrambi. Però credo che comunque io debba colpire questo, perché la pallina con gli spuntoni non fa così tanti danni. Bim. Perfetto. E intanto via uno. Ok, le prime volte è sempre complicato. Oddio, anche le seconde e le terze, però per dire le prime. Un po' alla cieca bisogna farlo. Quante volte ha puntato? Tipo tre? Cioè la terza mi ha colpito o... Bah, non lo so. Mario! Questi robot assomigliano tantissimo, ovviamente, al trio di quei malvagi, no? Il che ha perfettamente senso. Bzz, qui, scognozzo, passo. Non ditemi che avete di nuovo dimenticato il codice del cancello. Cosa avete al posto di quelle zucche? Senza codice non si entra. Ok, altro orecchie. Ora aprite bene quelle orecchie. Il secondo da sinistra è 3. Quello più a destra è 7. Me le dovrei tipo scrivere ste cose, perché sennò poi non me lo ricordo. Anche perché ci sono tipo altre 1500 cose da... Guardate come si fa, eh. Tac. Foto col telefono e via. Il resto vedete di ricordarvelo. Ah, perfetto. Quindi questo era il primo indizio. Però il resto vedete di ricordarvelo. Anche no, cioè. Noi non lo sappiamo qual è il resto. Si può fare qualcosa qui? Ok, non ci dice più nulla. Bene. Ci ho sperato.
Torniamo indietro. Quindi intanto abbiamo beccato le prime due cifre. Beh, secondo me succederà qualcosa adesso. Dovrebbe succedere qualcosa, in teoria, altrimenti siamo bloccati. Ah, aspetta, questo qui che vedo intenzionato a parlare. Oh, salve, ho perso un foglio da qualche parte in questo edificio. L'avrà trovato qualcuno? È misterioso, enigmatico e contiene un indizio per il codice segreto. Purtroppo no. Sono stato ingenuo a domandare. Forse avrò lasciato il foglio sulla scrivania della sala multimediale. Aspetta, la sala multimediale è quella dove ero andato adesso? In teoria sì. Devo tornarci per forza. E anche perché da qui non ci possiamo muovere finché non troviamo il prossimo indizio. Bene. C'era già quel tizio lì prima? Ma forse sì, magari non ci ho fatto caso. Vabbè. Bene. 1 più 2. Ok, quello lì è tipo il 3. Va bene. Forse converrebbe tipo scriverseli piuttosto che fare le foto, perché poi non mi ci raccapezzolo più. Allora, questo qua. Ma i quadratini sono 4 solo? Sembrano tipo 5. Scusate, eh. Allora, intanto qui mettiamo 3. Sembra 3 almeno. Penso continuo le penne all'interno di quel coso. Ok. Bene. Quindi, lo so, c'ho la foto, ma faccio prima a fare così. Secondo, da sinistra e 3. Ok. Quello più a destra è 7. Quindi in teoria ci manca solamente una cifra. La prima. Ma allora, cioè, volendo si potrebbe tranquillamente andare a caso, eh. Su questo non c'è dubbio. Una volta che abbiamo già 3 cifre, si può fare. Però il gioco sono abbastanza convinto che ci indicherà la prima cifra in qualche modo. Ce la deve indicare, perché a caso non è mai un buon piano. Allora, l'ho trovato. Carichessendo. Come nella sala multimediale un'altra? Sì. Grazie mille, mi sono risparmiato una bella lavata di capo per la mia distrazione. Vai pure. Controlliamo se c'è qualcun altro che vuole parlare per caso. Lei. Sì, posso essere d'aiuto? Oh, c'è un blocco invisibile. Mi spiace, ma i piani superiori non sono agibili al momento. Abbiamo da poco ricevuto ordine di non far passare nessuno. Ok, sarà niente indizio. Però è pur sempre il mio compito fornire assistenza a chi la chiede. Per aprire i cancelli usiamo dei codici decifrabili tramite un sistema di indizi. Solo pochi impiegati riescono nell'impresa. E già, qui non trascuriamo la sicurezza. Ecco un indizio per il codice di questo cancello. Che male c'è a mostrarlo? Aspetta, cos'è? 1? Bah, proveremo 1, ma non so cosa dovrei contare qui. Ci scusiamo per il disagio, naturalmente i visitatori sono pregati di non decifrare il codice. Ah, beh, chiaro. Allora, dov'è il blocco invisibile? L'ho visto. Qui. No, qua. Ok. Allora, è più complicato di quello che sembrava all'inizio. Dovrebbe essere il codice, intendo quello in prima posizione. 1, 2, 3... 4, 5. Perché praticamente l'indizio che ci ha dato lei credo rappresenti un tavolino, per cui noi dovevamo andare a contare i tavolini. E quindi dovrebbe essere 5. Non ne sono sicuro, vediamo. Perché l'altro, questo qua, quello che abbiamo insomma ispezionato da terra, quello con quel foglietto, pensavo rappresentasse la prima figura un dado con il numero 1. Quindi ho fatto 1 più 2, 3. No, 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 per niente. O meglio, le penne in teoria dovrebbero essere 2 e quello ok. Ma il primo indizio era riferito alla libreria che c'era sempre in quella sala multimediale in fondo a destra. E quindi poi bisognava contare tipo gli scaffali, insomma gli sportelli. Per cui vediamo se adesso
è la combinazione giusta quella che mi sono segnato. Speriamo. Ok. Ci ho messo un po', a capirlo. Ci ho messo un po'. Sono stato molto superficiale all'inizio. Bene. Il disegno non rappresentava il numero vero e proprio, ma un qualcosa da contare. Quindi, sì, ma ha fregato. Chi ha inserito la combinazione? Siete stati voi? Beh, tante grazie, ora sono in un mare di guai. La mia famiglia, la mia povera famiglia. Che male ho fatto per meritarmi questo, e ora? Oh, che pasticcio. Calma, calma, fai un bel respiro. Hanno rapito qualcuno che conosciamo. Noi siamo solo venuti in suo soccorso. Non ce l'abbiamo con te, tranquillo. State salvando qualcuno? Per favore. Siamo tanto preoccupati. Oh. Questi bambini così giovani. Eppure così determinati. Mentre io me ne sto qui. E va bene, ora vi spiego tutto. Sono comparsi tre loschi individui da non so dove. E hanno fatto rapire la mia famiglia da uno stormo di uccellacci. Poi, quei tre hanno minacciato di fare del male alla mia famiglia se non li avessi ubbidito. Tre loschi individui, ho il sospetto di conoscerli, anche noi sì. So che chiedere tanto, ma... Per favore, potreste salvare anche la mia famiglia? Oh, lo fareste davvero? Grazie, vedo tutta la mia riconoscenza. Se cercate quei tre, li ho visti attraversare il corridoio di terzo piano. Prego, non sarò io a intralciarvi. Andiamo. Ci ho messo quasi una decina di minuti a capire quella roba. Vabbè, meglio tardi che mai. Allora. Beh, qui ci sono un po' di nemici. Vediamo se il danno è davvero così interessante come sospetto. Oh, peccato. Sì, in teoria potrebbe essere interessante, ma... diciamo che avevano una protezione aggiuntiva questi. Oh. Comunque questi uccellacci ce li buttano sempre ovunque, eh. È una roba... Abbiamo superato ormai quella zona lì, basta. Non ne posso più di questi uccelli maledetti. Ok. Bim bim. Allora, usiamo un po' di PA, scusate, perché sennò... Guscio verde. No, però no. No, buono. Perché il guscio verde non ha effetto sull'uccello, sul Rapax. Il Rapax. A pelo, però sono riuscito a raggiungere il massimo. Bella lì. Tutti e tre. Bene. Usiamoli questi PA. L'ho preso. No, era importante colpirli, almeno li leviamo la barriera subito. Un buon contrattacco. Sì, comunque, per il momento questi nemici mi sembrano nettamente più scarsi rispetto a quelli che abbiamo incontrato la scorsa volta nella sfida secondaria. Nell'isola gira gira, vi ricordate gli uccellacci? Mamma mia, sono stati forti, molto. Cioè, poi ho vinto, per carità, però toglievano molto di più rispetto a questo, per esempio, che mi ha sconfitto poco fa. Vai a capire. Ah, addirittura scappi? Va bene. Buon per noi. Sbaglio, stiamo prendendo poca esperienza da questi. Che livello è la missione? Sempre 15. Sì. Ok, ci sta. No, ci sono saltato davanti, mamma mia. Questo è grave. Senti. C'è sempre uno che mi scappa. Vabbè,
Quello di là non è riuscito a colpirlo. Una spina è scarica. Qual è scarica? La cambiamo subito. Perfetto. L'attacco dall'alto. Allora, bah, mettiamo l'attacco stordente, perché no? I loro attacchi non sono molto forti da quello che ho visto. A meno che non abbiano qualche altra mossa di riserva. Sembrerebbe proprio di no. Ok. Perfetto. Stiamo per salire però, nonostante la poca exp. Vai! Me li sono fatti tutti i combattimenti qui. Ho come l'impressione che alla fine poi ci sarà da sconfiggere un altro di quei malfattori. Ah, oh mio Dio, stavo per andare di sotto. Mi sa che si può cadere. Mi sono ricordato dopo di aver questa. Ho detto, vabbè, probabilmente bisogna buttarsi giù per il momento. O meglio, non so se poi ci può essere qualcosa là sotto, eh. Potrebbe anche essere. Però onestamente adesso non ho troppa voglia di controllare. Sapendo quanto possono essere lunghe queste zone. Sapendo. Allora, vedo dei simboli sul muro. E un altro enigma. Stella, X, tonno. Questi saranno sicuramente degli indizi? Oddio, sicuramente non lo so. Però potrebbero esserlo. Oh! Mari, Luigi, sapevo che ci avreste trovati. Fateci uscire, presto, per favore. Nessuno ci paga gli straordinari. Come apriamo questo coso? Siete qui per salvarci, il capo sa come aprire il meccanismo. Vabbè, allora. Evviva i nostri baffuti salvatori, ascoltatemi. Per aprire il cancello vi serviranno le cifre del codice segreto. Purtroppo questo lato dell'edificio non è sotto la mia supervisione, quindi non conosco... Ecco. So come trovarlo. Abbi insista all'efficienza e di casa. Ecco alcuni indizi per trovare le quattro cifre che vi servono. Allora, videocamere. Un triangolo. Per la prima cifra, di nuovo, mi rifaccio sempre il solito disegnino. Che mi servirà sicuramente. Però già qui non riesco. Cos'è quel triangolo? Oh, ok. Ah, sono tutti chiusi qua. Perfetto. Questo sembra voglia dire tipo tutte le piante più uno. Oppure semplicemente 3, 4, 5? Però è strano. Non lo so. Per il momento metto forse 5, ma... Nah. Molto probabilmente no. Queste sono le colonne. Allora. 1 più 1. Non lo so se l'indizio è già racchiuso in questo disegno, se bisogna poi andare a calcolare come si è fatto prima, perché in questo caso sarebbe tipo 1 più 1, 2, meno 1, 1 più 1, 2... Ha senso. Oppure no, oppure le due cifre 2, 2, quindi 0. 2 meno 2, 0. Mi ispira di più 0. Proviamo. Ecco, questo non lo capisco. 3, 4. Ma se saprete sfruttare scoprirete le cifre del codice. Vedrete una mano se non fosse prigioniero qui. Ma non basta starsene qui. Per svegliare l'inizio bisogna girare tutto l'edificio. Buona fortuna. Ok. Mario, Luigi, ho grande fiducia nelle vostre capacità. Perfetto. Forse potrebbe tornarvi utile la telecamera di sicurezza. Ah. Tra gli indizi non c'era anche un'immagine simile? Forse potreste controllare le telecamere di sicurezza. Sì. Gli indizi sono molti. Vi consiglio di affrontarli uno alla volta. Beh sì. Ok, quindi per l'ennesima volta abbiamo la conferma che non
erano già rinchiusi lì. Ok, e le risposte non erano già palesi lì. Dobbiamo controllare altrove. Allora, vediamo di capirci e di ragionare insieme, perché sto andando avanti come un matto, avanti e indietro, e non riesco a trovare la soluzione. Dunque, il primo indizio credo che ci voglia fare interagire con queste due telecamere in questa stanza e contare i triangolini. Molto semplice in teoria, però... Boh. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 triangolini con la prima telecamera e altri due di qua. Quindi 6. Per cui la prima cifra dovrebbe essere 6. Dovrebbe però, non ne sono sicuro. Cambiamo stanza. Per il secondo indizio dobbiamo fare attenzione alle freccette poste sopra i vasi. Ce ne sono due. Esattamente i due vasi che dobbiamo tenere in considerazione. Quindi senza interagire con altri vasi, andiamo nel terzo vaso, che è questo qua, e dice numero minore di 6. E poi la freccettina è sull'ultimo vaso, questo qua, che dice maggiore di 4, quindi la risposta corretta dovrebbe essere 5, che sarà anche la nostra seconda cifra. Andiamo ancora indietro, vediamo la prossima stanza. Allora, questo è il quarto indizio in realtà, quindi l'ultima cifra da posizionare, non la penultima. Credo che voglia intendere che noi, una volta interagito con questa telecamera, prendiamo in esame il numero in basso, che è quello con lo sfondo nero, perché inizialmente ho pensato, ma magari quello con lo sfondo nero sarà da levare, no? Mi veniva più spontaneo. E, che ne so, sommare gli altri tre, però non tornava granché, visto che si andava a 11. Ho detto, boh, magari al 10 si va a 0 e poi a 1, ma ho provato con l'1 e non funziona, quindi segniamoci come ultima cifra il 9. Ok, quindi ricapitolando, abbiamo nel primo slot il numero 6, nel secondo il 5, il penultimo ancora vuoto, mentre l'ultimo abbiamo segnato il numero 9. Adesso ci manca il discorso delle colonne con l'addizione e la sottrazione. Ebbene, queste colonne intanto sono di qua sulla destra, quindi dove eravamo poc'anzi per risolvere l'altro enigma delle telecamere. E qua abbiamo i nostri numeri. In fondo a destra vi dico subito che, vabbè, ve lo faccio vedere velocemente, ho sconfitto un paio di nemici e ho raccolto due oggetti, mi pare. Sì, però niente di che, insomma, erano dei consumabili, ecco. Allora, mentre per i nostri numerini all'inizio sbagliavo perché facevo somma di quelli di sinistra, somma di quelli di destra e poi li sottraevo e veniva a 0, ma non è così. Bisogna fare 6 più 4 innanzitutto, che fa 10. Poi dobbiamo sottrarre il 9, quindi andiamo a 1, e poi sommare l'ultima cifra, ovvero l'1, e quindi andiamo a 2. Per cui la nostra combinazione dovrebbe essere 6, 5, 2, 9. Speriamo sia così. Speriamo sia così, perché credevo di essere arrivato alla soluzione anche poco fa, ma poi questa cosa qui delle colonne mi ha un po' incasinato. E incrocio le dita. Non ho più voglia di fare avanti e indietro. Mamma mia. Penso sia uno degli enigmi, non lo so, più difficili che ho affrontato nei recenti giochi. E lo dico seriamente. Allora, eccoci qua. Quindi, 6, 5. Abbiamo detto 2. Ok. E 9. Quindi Luigi, mettiti qua sotto. Salta. 9. Ok. Grazie di cuore, Mario e Luigi. Chi ha lasciato aperto? Le guardie, presto, nascondiamoci. Sì, però vedono che è aperto, tipo. Che disastro. Se ci avessero scoperti, chi li zentiva quelli? Chiudiamo subito. Ecco Bulzante. On. Così, tutto chiuso. Meraviglioso. Vabbè, pensavo richiudessero la cella. Non ci credo, eravamo quasi liberi. Se solo ci fosse un'altra uscita, c'è un tubo lì. Prima o poi li dovremmo utilizzare, perché se vi ricordate ce ne sono altri sull'isola Sol Camari di questi tubi, probabilmente non solo lì. Allora, qui... qui c'è questa cosa, ma non riesco a capire... Non riesco a saltare sopra, non vedo, non so se si può fare qualcosa. Ah, quello è uno dei condotti che usiamo per mandare pacchi e documenti alla reception. Dubito che ci passeremo. Ingegno di Luigi.
Ti è venuta l'idea, Luigi? Oh, a pallottolarvi. Idea una. Incline R per selezionare l'azione dei fratelli palla. Ok. Siamo proprio una palla, letteralmente. Fantastico. Aspetta, però. Ripeto, qui allora non posso fare nulla, ma è impossibile. Ci sono le monete. In qualche modo ci si andrà, no? Però... c'è un condotto, qualcosa. Ah, beh, magari andando da qui? Allora, la zona è ancora bella lunghetta, quindi è meglio interrompere qua questa prima parte. Ci rivediamo poi nella seconda. A presto!